Ci troviamo a Urbino per il 15° Festival Nazionale del Biologico e del Benessere Olistico, che il 5 e 6 di ottobre ci saranno tantissime novità per promuovere uno stile di vita sano e sostenibile. Ora andiamo a scoprire tutte le novità di questa edizione. Ora andiamo a scoprire proprio il cuore di questo festival grazie ai nostri ospiti che ci faranno osservare tutto quello che si propone in questo festival. Siamo arrivati alla 15ª edizione del Festival BioSalus, ovvero un grande traguardo. Ma come è nato questo festival e quando è nato? Beh, BioSalus nasce nel 2007 grazie a un'intuizione di mio padre, Antimo Zazzaroni, che è il cofondatore insieme a Maria Assunta Bordon dell'Istituto di Medicina Naturale, che è stato fondato nel 1983, quindi sono oltre 40 anni che organizziamo attività, convegni, eventi per portare in tutta Italia quella che è la cultura della prevenzione primaria e del benessere. E quindi nasce da questa intuizione che nella sua città natale, quindi che è Urbino, ha voluto portare l'essenza dell'Istituto di Medicina Naturale, quindi un festival sul benessere. E allora, parlando con l'amministrazione comunale, abbiamo tanto insistito per portare questo festival, che ha avuto da subito un grandissimo successo e siamo oggi alla 15ª edizione. Ma questo festival non è solamente un luogo dove ci sono stand oppure iniziative, ma è anche un luogo dove si possono fare approfondimenti, perché ci sono medici provenienti da tutta Italia e anche dall'Istituto di Medicina Naturale qui di Urbino. Assolutamente sì, perché il festival appunto è un contenitore sia culturale, commerciale, gastronomico, di tante iniziative. Pensate che qui, dove siamo in questo momento, al Collegio Raffaello, si stanno tenendo in 2 giorni oltre 35 incontri con medici e professionisti che vengono un po' da ogni parte d'Italia. Abbiamo una sala dedicata soprattutto alla naturopatia, dove abbiamo gli studenti del nostro istituto e anche i docenti che si alternano in queste conferenze sul benessere. Inoltre, di anno in anno si cerca di integrare anche culture provenienti da tutto il mondo, e quest'anno è la volta dell'India, con una tecnica molto particolare che BioSalus non aveva mai affrontato. Di cosa si tratta? Allora, quest'anno abbiamo voluto riportare, grazie al successo dell'edizione del 2010, l'India come cultura ospite, e quest'anno c'è stata una conferenza inedita sulla pulsologia indiana, quindi sull'ascolto del polso. È un operatore che è massaggiatore ma conosce da tantissimi anni la cultura vedica, ha spiegato come funziona l'auscultazione del polso, che in India viene utilizzato proprio dai medici, perché non potendo a volte spogliare il paziente, solo attraverso l'auscultazione del polso riescono a capire la situazione, lo stato della persona e anche poi dare dei consigli sia di salute che di benessere. E poi ci sono anche tante iniziative legate magari ai più piccoli, perché saranno anche loro i protagonisti di questo festival. Certo, e poi questa edizione ha una grandissima novità, un'area dedicata proprio al mondo green dei bambini, BioSalus Kids, al Collegio Internazionale Piazza San Filippo, un'area dedicata appunto a loro, perché ci sono giochi, ci sono aziende che espongono sia abbigliamento ma anche la cosmesi per i bambini, e anche conferenze che nei 2 giorni, attraverso degli esperti, spiegano come occuparsi dei bambini in modo salutare e per mantenerli in salute e in benessere. E vogliamo dare anche molta importanza, perché per curare mente e corpo non può mancare l'attività fisica, che BioSalus appunto ha anche un'area dedicata all'attività sportiva. Certamente, dalla scorsa edizione BioSalus ha fatto un matrimonio con l'amministrazione comunale, che da diversi anni organizzava un evento che era Urbino Street Sport. Abbiamo voluto unire questi due eventi perché riteniamo che lo sport sia benessere, lo sport è salute, quindi a Piazza Mercatale uniamo l'evento Urbino Street Sport con BioSalus per portare sempre più benessere in questa manifestazione. Ma inoltre prima ci ha detto un'informazione molto, molto particolare, che è, diciamo, la creazione di questo logo. Sì. Questa è un'immagine, la stella ducale, quindi che è un po' il simbolo del Rinascimento matematico, e che è nata qui a corte proprio durante il Rinascimento con il Duca Federico,
E questa stella l'abbiamo scelta dall'edizione 2019 come simbolo del festival, perché ci piaceva molto e anche perché un po' rappresenta la città di Urbino, la città ducale. E quest'anno abbiamo voluto lanciarla nello spazio per due motivi: uno, perché dall'alto può osservare la terra ed è un momento appunto di consapevolezza, di prendere coscienza di quello che sta succedendo nel nostro pianeta, che è sotto gli occhi di tutti i giorni. Però vuole essere anche un messaggio di speranza, quindi la stella ducale come un punto di riferimento, come se fosse una stella polare da seguire appunto per riprendere la retta via. Novità di quest'anno al BioSalus è anche uno spazio dedicato ai nostri amici a quattro zampe. Certamente, quelli sono la cosa più importante, no? Che abbiamo noi, ormai il pet è diventato membro fondamentale della famiglia, e quindi l'attenzione che abbiamo per il nostro corpo dobbiamo averla anche per i nostri amici a quattro zampe. Giustamente, e ci sono dei temi molto importanti che lei tratterà proprio qui al festival. Oggi parlo di biotipi soprattutto per coloro che fanno il corso online. Abbiamo un corso sia di terapia nutrizionale che sui biotipi. Parleremo un pochino dei biotipi, come classificare il biotipo in modo tale che il proprietario possa scegliere la dieta più giusta e l'integrazione più giusta a seconda del tipo di costituzione. Ovviamente anche questo in funzione della tossicità che purtroppo oggigiorno i nostri amici sono bersagliati. In primis antiparassitari, sempre più tossici e dannosi, un'alimentazione che purtroppo è molto scadente da un punto di vista nutrizionale, e ovviamente questi vaccini che vengono purtroppo suggeriti magari troppo con una frequenza troppo eccessiva. Si dovrebbe cercare di vaccinare meno, perché ovviamente i vaccini creano un po' di problemi a distanza e anche nell'immediato. E ci sono comunque anche soluzioni più naturali, sempre per salvaguardare i nostri amici a quattro zampe? Sicuramente nel naturale abbiamo tantissimi rimedi fitoterapici, dalla micoterapia per stimolare il sistema immunitario. Per quanto riguarda i repellenti, abbiamo tutta una serie di essenze, ovviamente, che si mettono addosso al cane, che hanno un'azione repellente, quindi non sono tossici, soprattutto quelli che vengono poi presi per via orale, che sono tossicissimi e creano non pochi problemi da un punto di vista metabolico, di tossicità e tutt'altro. Ovviamente si crea anche di dare un'alimentazione più consapevole, no? Cercando di avere una scelta della materia prima fondamentale, quindi dare cibo vero. Purtroppo i nostri animali sono alimentati con un cibo morto tendenzialmente, che viene sottoposto a calore. Ovviamente è vero che ci sono quelle calorie, però ovviamente da un punto di vista poi nutrizionale, da un punto di vista biologico, sono di scarsissimo valore biologico. Inoltre, anche per quanto riguarda il settore antiparassitario, quindi ci sono anche tecniche più naturali, perché come diceva prima l'antiparassitario è molto dannoso comunque sia. Certo, guarda, la ragione per la quale molti dei nostri amici purtroppo a quattro zampe, il cane e il gatto, perché poi mi interessa di questo, si ammalano sono soprattutto per questo trittico, io chiamo, antiparassitari tossici, nutrizione pessima e troppi vaccini. Queste tre cose agiscono in sinergia e fanno ammalare tantissimi i nostri amici a quattro zampe. Qui al BioSalus ci sono anche delle masterclass gratuite di vini biologici, perché promuovere anche, anzi soprattutto promuovere il settore biologico è fondamentale. Assolutamente sì, la nostra mission è quella di promuovere il biologico in tutti i suoi aspetti. Ovviamente all'interno delle filiere del biologico, in questo caso di questo progetto BioInTour, che va in giro in Italia già dallo scorso giugno, abbiamo affrontato 5 tappe. Siamo stati a Roma, Cagliari, in Calabria, l'ultima in Molise, questa è la quinta, siamo a metà del percorso, ci fermeremo per un pochino, però poi riprenderemo. Ripeto, la nostra mission è quella di promuovere il biologico in tutti i suoi aspetti, in questo caso con le masterclass dei vini delle produzioni biologiche. Ma in queste masterclass che cosa viene eseguito? Sostanzialmente analisi sensoriale e degustazione e non ultima la promozione dei vini del comparto biologico. In questo caso la rete nazionale di distretti del biologico, che fa parte chiaramente, del cui fa parte il distretto della Sardegna, delle Venezie, della Sicilia e di tanti altri distretti, siamo 8-10 in tutto, mettono a disposizione le loro produzioni enologiche in modo da portarle a conoscenza con spirito critico alle persone che, come in questo caso, sono intervenute all'interno del BioSalus.
Ma ci può dire magari qualche piccolo aspetto per un assaggio migliore di un vino? Secondo me la cosa migliore è quella di presentarsi in maniera totalmente scevra, ma con curiosità, perché il biologico ormai non è più una cosa, anomala, fa parte della cultura del vino in Italia come all'estero, quindi le persone sono sempre più attente, così come per quanto riguarda l'olio, i formaggi, la pasta, tutte quelle che sono le produzioni. E il vino non è da meno da questo punto di vista, quindi quello che consigliamo noi è quello di affidarsi a dei sommelier competenti che possano portare in loro, instillare, così mi dire, il seme della curiosità e far sì che si possa bere consapevolmente ma in maniera qualitativamente migliore anziché quantitativamente. E in questo evento magari ha portato anche qualche vino di spicco, di maggiore spicco? Le produzioni che abbiamo qua all'interno di queste degustazioni del Bio in Tour sono tutte appartenenti a realtà produttive di alto livello, okay? Dalla Sardegna al Veneto, alla Sicilia, tutte produzioni piccole ma di altissima qualità, e questo secondo me è un po' il filo conduttore di tutto quello che è la nostra mission per quanto riguarda la promozione del biologico, quindi avremo ancora qualche masterclass a disposizione degli utenti per chiunque voglia partecipare. Da tanto tempo si dà molta importanza anche a tutti i prodotti alimentari a chilometro zero e anche di autoproduzione, e questo è un atteggiamento molto lodevole da parte di tutti i cittadini. Certo, i microgreens sono delle piantine che crescono nella loro fase iniziale, vengono raccolte e mangiate nella loro fase di produzione iniziale e si prestano proprio all'autoproduzione domestica, e essenzialmente promuovere la coltivazione attraverso delle tecniche, in particolare la coltivazione in idroponica, è interessante perché questi prodotti alimentari sono caratterizzati da notevoli attività benefiche come attività antiossidante, attività cancer preventing, attività antinfiammatoria. Quindi, ecco, crescere questo tipo di prodotto vegetale è un vero e proprio gesto che si fa per se stessi e, perché no, anche per l'ambiente, perché si va a ricreare in un ambiente domestico un ambiente verde. Ma prima ci accennava la differenza tra microgreen e microortaggi. Certo, ad oggi si tende ad utilizzare con la stessa parola germogli sia i microgreens che appunto i germogli. In realtà quello che differisce è semplicemente la fase di crescita. I germogli sono in una fase di crescita primordiale, entro all'incirca i 5-6 giorni dalla crescita, mentre i microortaggi sono nella fase di crescita successiva, entro appunto i 15 giorni. Ma tutti noi possiamo prodigarci nel fare comunque autoproduzione di questi ortaggi? Assolutamente sì, anzi io consiglio vivamente di fare questo tipo di attività, anzitutto perché è veramente molto semplice, richiede veramente pochi attrezzi per fare questo tipo di coltivazione, ma inoltre io vi suggerirei di farla anche con i bambini, di farla nelle famiglie, di farla a casa, perché è un modo anche per portare allegria negli ambienti domestici utilizzando dei prodotti che sono funzionali per la nostra salute. E comunque promuovere i prodotti a chilometro zero è sempre una bellissima iniziativa. Assolutamente sì, sono convinto di questo, e in modo particolare, anzi, i microgreens nascono essenzialmente in Oriente. Ecco, avere delle coltivazioni di questo tipo anche in Italia e nel mondo occidentalizzato, nel mondo occidentale, essenzialmente è un grande vantaggio. Ultimamente si dà molta importanza anche a prodotti del tutto naturali per curarsi proprio corpo, e la sua specializzazione, si tratta di oli essenziali ma anche di fiori di Bach, in cosa consiste? Allora, sempre più c'è la richiesta di mercato dell'utilizzo di prodotti naturali non solo esclusivamente come integratori ma anche per il benessere della propria pelle. La pelle è uno specchio di cosa c'è dentro e che rappresenta il suo inestetismo. Pertanto molte volte si può utilizzare un fiore di Bacche o un olio essenziale non solo esclusivamente per trattare l'inestetismo ma anche per trattare la causa che c'è dietro. Ed ecco che il volto manifesta una maschera.
mappa e riusciamo noi naturopati a cercare di individuare, di trattare attraverso l'olio essenziale, che non va soltanto a lavorare sul film idrolipidico, quindi un olio essenziale più idratante piuttosto che uno astringente, ma anche sul significato che c'è dietro nel luogo in cui compare. Se in questa zona, per esempio, il riflesso del fegato, abbiamo le zone degli occhiaie dove abbiamo il riflesso della funzionalità renale, nel significato simbolico della nostra forza, perché il rene in medicina cinese è l'organo che detta la forza proprio del sistema uomo. Quindi sempre più c'è questa richiesta di integrazione, di unione di materie apparentemente separate fra di loro, come per esempio l'estetica, che diventa un'estetica olistica per la richiesta da parte del nostro pubblico, dei nostri clienti. Perché giustamente noi magari non ci pensiamo, ma il nostro corpo ci parla, perché in base, diciamo, a delle reazioni che ha il nostro corpo può avere una sua cura specifica del tutto naturale. Assolutamente sì, sulla pelle, la pelle è proprio lo specchio del nostro sé. La pelle ha una lettura, molte volte anche della condizione del nostro intestino, e quindi riuscire a vedere una pelle opaca piuttosto che una pelle grassa ci dà una indicazione per noi naturopati di consigliare al cliente non solo esclusivamente la giusta detersione, ma anche il giusto rimedio naturale che possa andare a drenare il fegato, il linguaggio tecnico, cioè di effettuare una pulizia di quelle tossine che molte volte si riversano all'esterno. Ed ecco che appunto si va a utilizzare il rimedio naturale per uso interno al fine di ottenere un risultato sulla nostra pelle. E ultimamente c'è un aumento proprio di questi prodotti naturali? Assolutamente sì, c'è proprio una richiesta di utilizzo degli estratti vegetali sul viso, perché probabilmente sono aumentate le allergie. Perché c'è una richiesta del vegan ok, cioè del prodotto che possa essere libero da test su animali, e sempre più c'è questa richiesta da parte del consumatore finale di un prodotto quanto più naturale possibile, sia per una problematica di intolleranza di un principio attivo chimico, sia per un discorso ambientale del rispetto degli animali. E questi argomenti li tratterà anche qui a BioSalus? Ho appena svolto una conferenza che ha unito l'utilizzo degli oli essenziali non solo esclusivamente nel significato del simbolismo, ma anche per uso fitoterapico classico. Ho appena nominato il tea tree, che è un olio essenziale che Melaleuca alternifolia per nome botanico, che va a lavorare su un eccesso di sebo, su una pelle tendenzialmente acne, che spero spesso cela una problematica di alimentazione, di tossine che si riversano sulla pelle, ma che ovviamente hanno un'origine alimentare, cioè le nostre tavole. Cosa portiamo a tavola? Il riflesso lo vediamo sulla pelle. È bello conoscere anche tutti questi aspetti, così possiamo aiutare noi stessi anche con prodotti semplici. Assolutamente sì, io sono una naturopata e prima di esserlo per gli altri lo sono per me e per la mia famiglia, quindi so perfettamente cosa mangiare, o comunque cerco di educare, perché la figura del naturopata è una figura che si occupa anche di e soprattutto di educazione, prevenzione e promozione della salute. Abbiamo due macchinari molto interessanti perché provvedono alla pulizia della nostra energia, ma anche è un metodo di rilassamento. In cosa consistono? La Genesi consiste in questo, che nasce nell'agricoltura, è stata inventata nell'agricoltura. Poi hanno scoperto che aveva una bellissima energia e quindi l'hanno usata anche per le persone, e va a lavorare per pulire il nostro campo energetico. Abbiamo il quadrato che pulisce a livello fisico e materiale, e il triangolo che va a lavorare nell'anima e nello spirito. Il cerchio va a lavorare nella nostra campo aurico. Ma vediamo che le persone che si siedono all'interno hanno proprio anche delle cuffie. Le cuffie sono perché dentro abbiamo messo la musica di Emiliano Toso. Non so se lo conoscete, ma è un bravissimo musicista, dove comunque fa la musica a 432 Hz ed è molto bella.
Molto molto interessante, perché è una innovazione che è la prima volta che ne sentiamo parlare. Sì, noi siamo ormai 25 anni che abbiamo questo negozio e conosciamo sia la Genesa e la Merkaba come la piramide, e la usiamo da 25 anni, quindi per noi è una bella esperienza e la vogliamo condividere anche con gli altri. E al BioSalus è perfetto, perché la gente tende sempre di più ad utilizzare questi prodotti, queste anche tecniche alternative. Certo, perché comunque oltre che ci ammaliamo fisicamente, quando sai si ammala il fisico si ammala anche l'animo, e quindi io sono del parere che oltre che dobbiamo curarci magari con la medicina, ma dobbiamo anche curare il nostro animo, quindi medicina olistica e medicina tradizionale per me hanno un bel connubio. Perché giustamente prima anima e mente, e poi di conseguenza viene anche il corpo. Perfetto, sì, sono d'accordo. Parliamo di trattamento ayurvedico. In cosa consiste? Beh, in Ayurveda ci sono tanti tipi di trattamenti e tanti tipi di massaggi in base al tipo di esigenza e in base al tipo di costituzione, perché l'Ayurveda sostiene che ognuno di noi nasce con una certa costituzione, un certo DNA che è stato poi conferito dai nostri genitori al momento del concepimento, e quindi ci sono delle caratteristiche ben diverse in base alla tipologia del dosha che prevale o dai doshi che prevalgono in questa nostra costituzione. Quindi il massaggio dovrà essere un massaggio adeguato a queste caratteristiche, sia per quanto riguarda la tecnica, sia per quanto riguarda anche gli oli medicati che si usano, perché in Ayurveda si usano oli medicati per i massaggi, un po' perché consentono la manualità e anche perché l'olio medicato è un qualcosa che aiuta nel riportare in equilibrio l'eventuale squilibrio a sé. Infatti, se ci può dire proprio quali sono i benefici che porta anche questo massaggio proprio nel profondo? Sì, come dicevo, il massaggio base alla Abhyangam è un massaggio dove tutto il corpo viene trattato, e dalla punta dei piedi fino ai capelli, e che va ad agire sotto tanti aspetti. Quindi in base all'esigenza, se c'è per esempio un sistema nervoso particolarmente attivo, deve essere un massaggio che pacifica la mente, e inevitabilmente quando c'è un sistema nervoso particolarmente attivo c'è anche un corpo un po' disidratato e ricco di tensioni, perché è tipico delle persone che sono particolarmente attive sia mentalmente che fisicamente, e quindi inevitabilmente si somatizzano tensioni. Quindi il massaggio dovrà anche essere un massaggio che preveda delle tecniche decontratturanti, e comunque in ogni caso il massaggio, il professionista deve adeguare soprattutto le proprie tecniche in base alle esigenze che gli si presentano. Ma da quanto tempo è che si è appassionato a questo trattamento? Beh, io sono, come dicevo, sono circa 16 anni che mi occupo di Ayurveda a tempo pieno, e sono venuto un po' a conoscenza ancora prima, perché prima di questa attività avevo un negozio di prodotti naturali a Rimini, e fine anni 80, quindi insomma erano anni, non erano, i prodotti biologici non erano così diffusi come ora, e lì già avevo un reparto erboristico e trattavo già i rimedi erboristici ayurvedici, per cui piano piano ho preso un po' conoscenza, e quando poi mi sono deciso ad andare un po' a fondo mi si è aperto un mondo che mi ha veramente conquistato e verso il quale mi sento molto molto in sintonia e in linea. Ma lei è anche proprio docente in un istituto per formare nuovi massaggiatori, comunque sia nuove persone. Sì, ho aperto questa scuola insieme ad altre persone, e tenga presente che noi abbiamo imparato quasi esclusivamente in India, dove chiaramente c'è una realtà ben diversa, dove essendo il paese dove è nata la Ayurveda ci sono strutture tipo ospedalieri ma anche cliniche, dove chiaramente la realtà ayurvedica è molto sviluppata e dove
C'è tanta gente da tutto il mondo che frequenta queste strutture, molto interessante, e quindi anche noi, io mi sono formato in queste scuole e ho portato qua quello che ho imparato io in quegli anni, e quindi ecco, sono molto contento perché faccio una cosa che mi piace tantissimo. Ma oltre al massaggio vi è anche la lettura dei polsi, che lei è molto bravo. Beh, adesso non lo so, però mi impegno, nel senso che è una tecnica molto importante in Ayurveda perché consente di poter risalire ai dosha, se sono in equilibrio o meno, e per un operatore è importante perché attraverso quello che ne scaturisce chiaramente si possono adottare delle tecniche, dei massaggi particolari, adeguati a quello che lo professionista pensa che sia opportuno, e anche questi oli, perché ce ne sono tanti, per cui il professionista può anche scegliere l'olio più adatto. Per quanto riguarda invece un medico, nel caso fosse lui a fare il consulto dal polso, chiaramente il medico poi anche lui consiglia anche rimedi fitoterapici, una buona alimentazione, perché l'alimentazione in Ayurveda è qualcosa di molto importante, perché il cibo può essere, diciamo, un qualcosa che aiuta nella guarigione, ma se un cibo che non è adatto può creare problemi, può essere anche un veleno, come si dice, quindi avere un'alimentazione, diciamo, più corretta possibile per quel tipo di squilibrio o per quel tipo di costituzione è molto importante. E anche poi delle buone abitudini, magari quotidiane, stagionali. La Ayurveda fa uso di tanti strumenti, quindi il professionista più è a conoscenza di più strumenti e più riesce a far star meglio le persone, insomma, comunque a far benessere, ecco, portare benessere. E qui a Biosalus qual è, diciamo, la tecnica ayurvedica che è andata per la maggiore, possiamo dire così? Beh, noi sono diversi anni che facciamo questa manifestazione, partecipiamo, e in questo ambito chiaramente diamo la possibilità di poter ricevere ai visitatori un massaggio, anche massaggi brevi, perché non tutti magari vogliono un massaggio lungo, e per cui i massaggi riscuotono molto molto interesse. E poi io personalmente questa mattina ho tenuto un incontro proprio sulla lettura del polso, anche lì c'è stato molto interesse, però è una tecnica più agli addetti ai lavori, perché bisogna conoscere un po' i principi su cui si basa la Ayurveda, e per cui non tutti lo sanno, però è stato sempre molto molto interessante. La giornata di oggi si è conclusa e dobbiamo salutarvi, ma vogliamo lanciare un ultimo messaggio, ovvero quello di avere un equilibrio tra corpo, anima e mente, perché il nostro corpo ci parla e basta solo saperlo ascoltare. Io vi mando un grande bacio, alla prossima puntata e al prossimo festival.